Grazie Padre, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, Signore, ancora ti preghiamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Signore, ancora per questa riunione biblica, Padre, per la tua gloria, che siamo qua, Signore, in comunione con te. Padre, ti chiedo, Signore, di guidarmi, Signore, ancora, Signore, di prendere il comando, Signore, e di... Alleluia, parlare tu nella mia bocca, Padre, e che sia, Signore, lo Spirito Santo a guidare in ogni cosa, Signore, questa riflessione biblica, Padre, ancora in questo giorno, nel nome di Gesù Cristo, benedici tutti coloro che si collegano e che ascoltano la tua parola, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Padre, guidaci, Dio, alleluia, del cielo. Potente, alleluia, tremendo, maestoso, glorioso. Alleluia, ti chiediamo ancora l'unzione, Signore, ti chiediamo ancora rinfresco, Signore, la nostra anima con la tua parola. Signore, fortifica la nostra anima e il nostro spirito con la tua parola, che tu ci parlerai nella tua parola, Padre. Nel nome di Gesù Cristo, benedici tutti i miei fratelli e le mie sorelle che sono qua, Signore, nel nome di Gesù. Sostienili, Signore, ancora benedici il tuo popolo. Benedici, Signore, alleluia, tutti la fratellanza, Padre, le sorelle sparsi nel mondo dove loro si trovano, dove essi si trovano, in qualsiasi nazione, Signore, regno. Signore, che la tua mano lo raggiunga, che la tua mano sostiene gli afflitti, Signore, gli scoraggiati, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Signore, grazie, ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo, grazie per ogni cosa, grazie per la tua abbondanza, grazie ancora che la tua presenza è qua con noi. Re del cielo, guidaci in questa riunione per la tua gloria, Signore. Vogliamo stare, Signore, ai tuoi piedi, contemplando la bellezza della tua santità, del tuo volto, della tua luce, nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio, amen, grazie Padre, guidaci in questa riunione per la tua gloria. Alleluia, oh gloria a Dio, amen, oh gloria, alleluia, il Signore vi benedica carissimi che ascoltate, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, siamo qua riuniti nel nome del Signore, amen. Gloria a Dio, vogliamo ascoltare dei canti, ci vogliamo edificarci assieme, cari fratelli, vogliamo rimanere alla presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Senza di te cosa Amen. farei? Oh, gloria. Senza di te dove andrei? Non avrei vita a Non me, avrei vita in me, Signore. mio Mio Signore, Signore. Amen. Sì, Senza di te mio parole Signore, ho sono bisogno di vita. te. Mio Signore, Le parole edificaci. sono Alleluia, nel nome di pace. Gesù, benedici i miei fratelli. Riempi il mio cuore Alleluia, nel d'amore, nome di Gesù Gesù. Cristo, edificali, potenziali, rafforza lo scoraggiato, riempilo con la tua parola, Solo nel nome di tu Gesù Cristo. sei la via e la Amen, verità. sì, alleluia. Dammi il tuo amore, oh mio Signore, riempimi. Riempi i miei fratelli e le mie sorelle, Signore, nel nome di Gesù. Ora candala, alleluia. Senza di te cosa farei? Senza di te dove andrei? Non avrei vita in me, Signore, mio mio Signore. Signore. Le tue parole sono vita, le tue Le parole tue sono parole sono pace. pace. Alleluia, grazie per la tua parola. Riempi il mio cuore d'amor, Oh, Gesù. Rebiata, Gesù. Gesù. Solo Padre, nel tu nome di Gesù sei la Cristo, via e la alleluia. verità. Dammi Oh,
strumento nelle tue mani. Alleluia, Signore, che nel nome di Gesù Cristo voglio dipendere da te. Solo da te, Signore, mio Signore. Alleluia. Nel nome di Gesù. Oh, gloria a Dio. Alleluia. Con il tuo gran amore. Amore, Signore, nel nome di Gesù Cristo, con lo Spirito Santo. Oh, Rabacanda, Rabatascele, sostieni i miei fratelli, le mie sorelle, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio, alleluia, grazie, Padre. Oh, Signore, guidaci nel nome di Gesù Cristo. Padre, siamo riuniti alla tua presenza. Vogliamo, Signore, che tu ci parli. Vogliamo che tu ci edifichi. Alleluia, ancora, Signore. Crediamo per fede che riceviamo per fede ogni cosa, Padre. Nel nome di Gesù Cristo riceviamo una fresca unzione. Riceviamo, Signore, nuove forze. Riceviamo, Padre, ancora di goni. Secondo la tua parola, secondo alleluia tua volontà, Signore, ricevo il riempimento all'anima, ricevo alleluia ciò che tu ci vuoi dare nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, nel nome di Gesù. Oh, Rabacandei Sivruta, alleluia, nel nome di Gesù. Oh, gloria, vogliamo lodare assieme, fratelli, il Signore, alleluia, vogliamo glorificarlo con la nostra lode, amen, con la nostra bocca. Alleluia, non chiedi sacrifici, ma la mia adorazione. Il Signore vuole la tua adorazione. Amen, alleluia. Spendere il mio tempo in tua presenza, porta la felicità. Amen, sì, Padre. Vogliamo rimanere alla tua presenza. Re del cielo, re della gloria, nel nome di Gesù. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, Padre, vogliamo rimanere salvi. Un altare costruito. Alleluia, ricordo di adorazione. Loda, loda anche tu il Signore, alleluia. Glorifica anche tu il Signore. Dove ti trovi, fratello, sorella, loda il Signore, glorificalo con la tua bocca. Alleluia, inginocchiati dove ti trovi, prendi nuove forze. Alleluia, ricevi nuove forze, ricevi il riempimento. Alleluia, milito sole. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. La vita mia fai tu, io non voglio sbagliare più. Un altare posso far dimorare, alla tua presenza. Grazie, Padre, oh, per la tua misericordia, grazie per il tuo bene, Padre, alleluia, nel nome di Gesù. Spendere il mio tempo in tua presenza, portare la felicità. Sì, Padre, vogliamo stare nella tua presenza, alleluia. Cosa potrei darti che non possiedi già? Oh, bravata. Oh, una gloria sola posso fare, un altare costruirò. Amen. Con lode e adorazione la mia vita ti offrirò come pegno d'amore. Alleluia. Ogni giorno cercherò, oh, rebiata, il tuo spirito, Signore. Grazie, Padre. Alleluia. Ogni passo. Amen. Che nel nome di Gesù. Prima te lo chiedo. Oh, Baratassa, Bandoria. Benedici i miei fratelli, Padre, le mie sorelle. Nel nome di Gesù. Un
benedici il tuo popolo, benedici la fratellanza, allontana le tenebre, allontana i pensieri brutti, Signore, i pensieri negativi, le tenebre allontanale, Signore. Allora mandi la tua luce, la tua verità, Signore, che ci guidano ancora in questa riflessione per la tua gloria. Oh, gloria a Dio, alleluia. Ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Tu devi cercare il Signore per non cadere, alleluia. Tu devi cercare la presenza del Signore. Devi ardere per il Signore, alleluia. Oh, cercalo dove ti trovi, alleluia. Inginocchiati, prega, alleluia. Lodalo, glorificalo. Continuare a dimorare alla tua presenza. Alleluia. Sì, Padre, vogliamo rimanere. Oh, ribabababababa. Gloria ad orazione. La mia vita ti offrirò come pegno d'amore. Ogni giorno cercherò il tuo spirito, Signore, per non cadere più. Ogni passo che farò, prima te lo chiederò. Amen. La vita mia, sì, Padre, nel nome di Gesù. Non voglio sbagliare più. Una cosa nel nome di Gesù Cristo, alleluia. Oh, gloria. Grazie, Padre. Ti amo, Signore. Nella vita mia fai tu. Non voglio sbagliare più. Una cosa, Signore, mi affido a te. Continuare a dimorare alla tua presenza. Alleluia, gloria. Oh sì, Padre, vogliamo dimorare alla tua presenza. Signore, vogliamo che tu prendi il comando ancora della nostra vita. Signore, ci affidiamo a te. Signore, ci affidiamo a te, Padre, perché tu solo ti prendi cura di noi. Signore, ti prego, Padre, vogliamo rimanere, Signore, sotto, alleluia, la tua tenda, sotto le tue ali, Signore, perché, Signore, tu sei il nostro, alleluia, rifugio, custode. Tu, Signore, sei la nostra salvezza. Alleluia, nel momento dell'avversità, Signore, io mi rifugio in te. Alleluia, tu sei il mio scudo, Padre. Alleluia, anche davanti alle difficoltà. Alleluia, anche davanti al nemico, io non voglio piegare i ginocchi. Alleluia. Oh, ribata. Oh, sheberekei. Io non voglio piegare i ginocchi, ma mi rifugio in te, Signore. Alleluia, custode delle nostre anime. Pastore delle nostre anime, affidiamo a te ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Amen, amen, gloria a Dio, amen, gloria al Padre Celeste, il Signore vi benedica, cari che siete in diretta, cari nella grazia, cari nella fede, gloria a Dio. Vogliamo ascoltare l'ultimo canto. E per la gloria di Dio poi passiamo alla lettura, amen, di questo Salmo 8. Amen, gloria a Dio, alleluia, grazie Padre, guidaci nel nome di Gesù. Oh, riataba. Amen, grazie Padre. Oh, riata. Grazie Padre. Grazie, papà.
Voglio rinunciare alla mia stessa vita. Oh, gloria. Voglio affidarti tutto il mio cuore. Senza dubitare del tuo grande amore, voglio camminare per lo spirito, ascoltando solamente il tuo parlare. Voglio credere nel tuo intervento, riponendo la mia fede in te, Signore. Vivere per fede, rinunciare a tutto. Vivere per fede, confidare in Dio, in gloria ogni circostanza, Dio, in ogni situazione, lasciando Gesù tutto nelle mani del Signore. Vivere per fede, ubbidire a Dio, ed essere sicuri della sua parola, ponendo la fiducia nelle sue promesse, sapendo che il Signore può fare ogni cosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Padre, vogliamo vivere per fede nel nome di Gesù. Voglio vivere per fede in mio Signore. Amen. Voglio rinunciare alla mia stessa vita. Voglio affidarti tutto il mio cuore, senza dubitare del tuo grande amore. Voglio camminare per lo Spirito. Amen. Ascoltando solamente chi può parlare. Voglio credere nel tuo intervento, riponendo la mia fede in te, Signore. Grazie, Padre. Vivere per fede, rinunciare a tutto. Vivere per fede, confidare in Dio, in ogni circostanza, in ogni situazione, lasciando tutto nelle mani del Signore. Vivere per... Grazie. Voglio vivere per fede in te, Signore. Voglio rinunciare alla mia stessa vita. Voglio affidarti tutto il mio cuore, senza dubitare del tuo grande amore. Voglio camminare per lo Spirito, ascoltando solamente il tuo parlare. Voglio credere nel tuo intervento, riponendo la mia fede in te, Signore. Voglio rinunciare alla mia stessa vita, voglio affidarti tutto il mio cuore. Amen. Senza dubitare del tuo grande amore, voglio camminare per lo Spirito, ascoltando solamente il tuo parlare. Voglio credere nel tuo intervento, riponendo gloria a Dio, alleluia, gloria al nome del Signore. Vivere per fede, rinunciare a tutto. Vivere per fede, confidare in Dio. I miei fratelli, Padre, nel nome di Gesù Cristo, ti metto il loro bisogno davanti a te, Padre. Nel potente nome di Gesù Cristo, intervieni nelle loro necessità, Signore, nelle loro distrette, angoscia, afflizione, Padre, che la tua mano sia sopra di loro, nel nome di Gesù. Il Signore può fare ogni cosa. Mala sfaruia. Questo è vivere per fede. Alleluia, gloria. Amen. Vogliamo vivere per fede, gloria a Dio. Dichiariamo la fede, amen, nel potente nome di Gesù Cristo, alleluia, amen. Grazie, Padre, grazie, Dio del cielo, amen. Gloria al nome del Signore. Grazie, Padre, guidaci
per la tua gloria. Amen, amen. Gloria a Dio, amen. Il Signore vi benedica, carissimi sorelle, carissimi fratelli, nella grazia del Signore. Amen. Gloria a Dio, il Signore benedica tutti quanti voi, fratelli e sorelle. Amen. Nel nome di Gesù Cristo vogliamo ancora, gloria a Dio, meditare il Salmo 8, fratelli. Ieri ho fatto il Salmo 7, ma oggi, gloria a Dio, siamo al Salmo 8, per la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Fratelli, vogliamo alimentarci della parola del Signore, che è il vero cibo. Il Gesù ha detto, fratelli, che l'uomo non può vivere di solo pane. Amen. Ma di ogni parola, alleluia, che proviene dalla bocca di Dio. Amen. Non può vivere di solo pane. Fratelli, noi non possiamo vivere di solo pane. Amen. Se poi non ci cibiamo della parola, che è il vero cibo, alleluia, la vera alimentazione. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio è il vero cibo, fratelli. Amen. La parola di Dio, fratelli, è la vera vitamina. Gloria a Dio. Alleluia, la parola di Dio, fratelli, è la vera vitamina. Amen, gloria a Dio. Perciò vogliamo cibarci ogni giorno, fratelli, della nostra vita, nel nome potente di Gesù Cristo, ogni giorno, fratelli. Alleluia, nel potente nome di Gesù. Vogliamo aprire il Salmo 8. Gloria a Dio, aprite le vostre Bibbie, cari fratelli e sorelle, nel nome del Signore, aprite le vostre Bibbie, così leggiamo e meditiamo questo capitolo che il Signore ci ha dato, nel potente nome di Gesù. Amen. Salmo 8, gloria a Dio, Salmo 8 per quelli che si stanno collegando adesso, alleluia, Salmo capitolo 8, dal versetto 1, anche se sono 9 versetti, il Signore ci parlerà lo stesso. Amen, gloria a Dio, il Signore ci benedica, fratelli. Amen, nel nome di Gesù Cristo. Così dice la parola di Dio. Alleluia, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra, gloria a Dio. O eterno Signore nostro, amen, che hai posto la tua maestà al di sopra dei cieli. Dalla bocca dei bambini, gloria a Dio, alleluia, e dei lattanti tu hai stabilito la lode, a motivo dei tuoi nemici, alleluia, per far tacere il nemico e il vendicatore. A me il Signore ha tratto lode dalla bocca dei bambini, fratelli e sorelle, affinché il diavolo sia svergognato, affinché gli increduli anche, coloro che non credono nell'esistenza di Dio, fratelli e sorelle, oggi per la gloria di Dio, allora, mentre che ascoltavo i cantici, fratelli, alleluia, mentre ascoltavo i cantici, mia figlia, la piccolina, cantava, alleluia, seguiva il canto e cantava, oltre che a 3 anni, 3 anni e mezzo, gloria a Dio, ma lodava il Signore, e io ascoltavo, il mio cuore si rallegrava, fratelli, il mio cuore gioiva. Oh, ria samanderia, alleluia. Amen. E qua dice la parola: dalla bocca dei bambini e dei lattanti tu hai stabilito la lode. Amen. Tu hai stabilito la lode, dice il Signore. Perciò, fratelli, quanto è importante, alleluia, che i nostri figli, amati nella grazia, camminano nell'insegnamento vero.
camminano nella retta via e che gli diamo insegnamenti biblici, fratelli e sorelle. Amen. Per la gloria di Dio, fratelli, io i miei figli, alleluia, li tengo sottomessi alla parola di Dio, anche se sono piccoli, anche se mia figlia è piccola. Io a volte gli dico, prega, vieni qua a pregare. Alleluia, io rileggo la Bibbia, rileggo qualche salmo. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, il Signore vuole, fratelli, da noi, che noi insegniamo anche ai nostri figli questa parola. Amen. Che noi insegniamo, alleluia, alleluia, gli insegnamenti del Signore anche ai nostri figli. Amen. E se tu hai qualche figlio, sorella, fratello, insegna anche ai tuoi figli a camminare nelle vie del Signore. Non lasciare i tuoi figli che vanno nelle vie del mondo, gloria a Dio. Non lasciare che i tuoi figli si allontanino dal Signore. Amen. Fratelli, noi dobbiamo obbligarli anche. Ma tu dici, fratello, ma io non posso obbligarli. Sai, sono giovani, vogliono andare qua, vogliono andare là. No, fratelli e sorelle, noi dobbiamo tenere sottomessi i nostri figli. Amen. Gloria a Dio, dice la parola dalla bocca dei bambini lattanti. Tu hai stabilito la lode. A me, a motivo dei tuoi nemici, per far tacere il nemico e il vendicatore, fratelli. A me, nella bocca dei bambini, fratelli, c'è la verità. Nella bocca dei bambini c'è la lode. Alleluia. Nel volto dei bambini, fratelli, c'è la luce del Signore. Alleluia, alleluia. Perciò, fratelli, che anche noi, gloria a Dio, correggiamo i nostri figli nel buone, fratelli, nel prendere buono, amen, nel timore, alleluia, che anche noi, fratelli, dobbiamo correggere i nostri figli, giustamente, amen, gloria a Dio, nel potente nome di Gesù Cristo. Perciò, sorella, se tu hai figli, fratello, se hai figli, correggili nell'amore del Signore, amen. Poi dice, versetto 3, quando considero i tuoi cieli, che sono opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte. Amen. Che cosa è l'uomo? Perché ti ricordi? Oh Signore, grazie Padre. Oh, allora il Signore si è ricordato di noi, fratelli, quando dicono amen. Ma il Signore si è ricordato di noi, anche quando eravamo noi persi nelle tenebre. Dice, eppure tu l'hai fatto di poco, scusate, versetto 4, che cos'è l'uomo? Perché ti ricordi di lui? È il figlio dell'uomo, perché te ne prenda cura? Amen. Il Signore si prende cura di noi, fratelli. Alleluia, il Signore si prende cura di te, fratello, sorella, e il Signore ha cura di te. A me non t'affliggere più, basta, gloria a Dio. A me il Signore ha cura di te, gloria a Dio. Alleluia, non affliggerti più, sorella. Alleluia, il Signore ha tutto sotto controllo, gloria a Dio. Lui è morto alla croce per noi, fratelli. E forse al Signore gli sarà difficile quella tua situazione da risolverla. Forse avrai qualche situazione che non è facile. Ma io ti voglio dire che il Signore ha cura di te. Amen. Che il Signore ha cura della tua vita. E Lui non permetterà che tu sei, che tu e io siamo tentati oltre le nostre forze, dice la parola di Dio, cari, nella fede. Amen. Perciò, fratelli, glorifichiamolo. Alleluia, lodiamolo, alleluia. Consideriamo le sue opere, fratelli. Alziamo, alleluia, gli occhi verso i cieli. Alleluia, ricordiamoci della sua potenza.
Issere benessore chei, ricordiamoci della sua potenza, fratelli. Amen. Quanto considero i tuoi cieli, alleluia, che sono opera delle tue dita. Amen, fratelli, consideriamo i cieli, vediamo la natura. Qual è il nostro Dio? Che cosa ha fatto il nostro Dio? E il nostro Dio può aggiustare anche la mia e la tua situazione. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo, perché Lui è il Dio dell'impossibile. Alleluia, Lui può ogni cosa. Alleluia, a Lui ogni cosa è possibile. Anche se a noi, fratelli, è impossibile, perché noi siamo umani. Amen. Ma Gesù ha detto: chi ha fede sposterà i monti. Io voglio avere la fede che sposta i monti. Signore, io voglio avere la fede che sposta i monti. Diglielo anche tu. Alleluia, gloria a Dio, non farti dominare più dalle debolezze. Fratello, sorella, non farti dominare dalle tue debolezze, dalle tue angosce, dalla tua tristezza, dalle tue paure. Oh, gloria a Dio, considera le opere del Signore. Alleluia, consideriamo le opere del Signore. Consideriamo l'esistenza di Dio, fratelli. Amen, non dimentichiamolo questo, amati nella grazia, che il nostro Dio è potente e che Lui è il creatore del cielo e della terra. Amen, che Lui può ogni cosa, anche se a noi, fratelli e sorelle, è impossibile. È scritto nella parola di Dio, allora nel Vangelo di Luca, se non sbaglio, a Dio ogni cosa è possibile. Amen. Agli uomini ogni cosa è impossibile, ma Dio, alleluia, dice, a Dio ogni cosa è possibile. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Padre. E dice, versetto 5, eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli. E l'hai coronato di gloria e di onore. Amen. Il Signore ci onora, fratelli. Il Signore ci ha onorato, mandando Sofia alla croce, al Calvario. Alleluia. Oh, Signore, grazie. Fratelli, come noi dobbiamo dimenticare queste cose? Come facciamo noi a non pensare ogni giorno queste cose? Fratelli amati nella grazia. Amen. Ogni giorno dobbiamo averli in mente queste cose. Il sacrificio che Gesù ha compiuto alla croce. Alleluia. Lui ci ha onorato, fratelli. Lui è morto alla croce per noi. Alleluia. Lui ubbidì alla morte. Amen. Alleluia. Ma il terzo giorno Gesù Cristo è risuscitato. Alleluia, quanto lo credono questo, gloria a Dio. Il terzo giorno il Signore è risorto e siede alla destra del Padre. Alleluia, nel nome di Gesù Cristo. Amen, fratelli, il Signore ci ha onorato. Amen, perché è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figlio. Dio ha tanto amato l'umanità, il mondo, gli esseri umani, ha donato suo figlio. Alleluia. Vedete, il Signore ci ha onorati, fratelli. Qua dice, eppure tu l'hai fatto di poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e di onore. Amen. Noi abbiamo una corona di gloria, fratelli. Amen. Guai a noi se sporchiamo questa corona. Guai a noi se contaminiamo questa corona, fratelli. Vogliamo conservarla, fratelli. Vogliamo conservare la corona. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. E non farla cadere. Abbarassato coria. Nel nome di Gesù Cristo, e dice
pecore e buoi, tutti quanti e anche le fiere della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, tutto quello che passa per i sentieri del mare. Amen. Tu lo hai fatto regnare sulle opere delle tue mani, dice, sulle opere delle tue mani, e hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Amen. Il Signore ha posto, secondo il suo volere, fratelli, secondo l'ordine del Signore, lui ha posto ogni cosa sotto i nostri piedi, ma gloria a Dio. Alleluia, ma la più potente cosa che il Signore ha fatto, fratelli e sorelle, lui, alleluia, ci ha sottomessi i demoni sotto i nostri piedi, il quale disse: andate per tutto il mondo, scacciate i demoni. E la sabato che scacciate i demoni, tu hai l'autorità di sgridare i demoni, tu hai l'autorità di sgridare il demone della paura. Oh, gloria a Dio, tu hai l'autorità di sgridare il demone dei cattivi pensieri. Fratello, tu ce l'hai l'autorità. Amen. Usala, gloria a Dio. Usala quell'autorità che ti ha dato il Signore. Alleluia. Non tenerla appartata. Usala. Alleluia. Il Signore ci ha dato l'autorità sugli scorpioni. Alleluia. Sulla potenza del nemico, fratelli e sorelle. Perciò noi abbiamo una potente autorità del Signore, che possiamo sgridare i demoni, che possiamo sgridare le tenebre. Alleluia, 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 oltre i pesci e il mare. Amen. Ma il Signore ci ha dato l'autorità di sgridare i demoni. Alleluia, di tenerli sotto i nostri piedi e calpestarli, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, grazie Padre. Oh, gloria, alleluia, nel nome di Gesù Cristo. E dice versetto 9, vogliamo dirlo tu e io. Amen, alleluia, vogliamo dirlo tu e io. Versetto 9, oh Eterno, Signor nostro, quanto è magnifico il tuo nome in tutta la terra. Amen. In tutta la terra il nome del Signore va magnificato. Alleluia. In tutta la terra, fratelli. Amen. Va magnificato e esaltato solo il nome di Gesù Cristo, che è benedetto e consacrato in eterno con il Padre Celeste. Amen. Grazie, Padre. Oh, rabata candasce bere suria tavala sere bere 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 bere. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo. Signore, grazie, alleluia, Signore, che tu sei il sovrano. Grazie per la tua gloria, grazie per la tua potenza, grazie per la tua autorità che tu ci hai dato di calpestare i demoni, di sgridarli, Signore, e dominare, Signore, alleluia, sulle tenebre, sgridarli, cacciarli, Padre, ogni pensiero diabolico, per scuriata, el blosso rabato, corra bababa scemere se. Nel nome di Gesù Cristo, abaricata, alleluia, nel nome di Gesù Cristo, sgridiamo ogni demone, sgridiamo ogni esaltazione che non viene da te, Signore, venga sgridata nel nome di Gesù Cristo. Io dichiaro, Signore, diglielo anche tu, fratello, sorella, io dichiaro, Signore, che ogni esaltazione che non viene da te venga sgridata nel potente nome di Gesù Cristo. Alleluia, grazie per la tua parola, grazie Signore per il Salmo 8 che ci ha parlato, Signore, sui nostri figli, sull'autorità che ci hai dato. Alleluia, 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 grazie che tu ci hai parlato della tua gloria, che tu ci hai onorati, Signore, grazie per il sacrificio che Gesù ha fatto alla croce. Grazie Padre Celeste, ricevi l'onore e la gloria nel nome di Gesù Cristo. Il benedetto consacrato in eterno. Amen. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Padre. Oh, re papà shakanda sabato kei. Grazie, Padre.
Padre, alleluia, alleluia. Amen, gloria, alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo ascoltare qualche cantico e poi terminerò la diretta, alleluia. Amen, grazie. Ieri sentivo paura, oggi non la sento. Cercavo un po' di pace e ora l'ho trovata. Grazie papà per la tua pace. Prima ero solo, grazie papà, alleluia. Prima mi sentivo morire. Benedici sto popolo, tutti quei servi, le tue servi spazi nel momento del dolore, nel nome di Gesù. Amen. Tu mi rialzi nella mia debolezza. Grazie. Tu mi rialzi. Grazie, Padre. E nell'infermità tu mi rialzi. Quando non grazie, ne posso più, tu mi rialzi. Cercavo un po' di pace e ora l'ho trovata. Prima ero solo, adesso tu sei qui. Prima mi sentivo morire, ora vivo in te. Nel momento del dolore tu mi hai. Oh, Lord, I'm
intercessione per il suo bene. Grazie, Padre Celeste. Amen. Amen. Gloria al nome di Gesù Cristo. Amen. A Dio tutta la gloria. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore vi benedica, carissimi fratelli e sorelle. Amen, amen, amen.